Geni di Napoli, che ieri ha vinto la grande davanti a Stefano Mei, poi Turso, Bersotti, Fornelli, Ferrara, Tridello, Bruzzi, Chiavegato, Cavallo, Giocondi. Primato italiano, quello longevo di Fiasconaro, stabilito il 27 giugno del 73 all'Arena di Milano, 1.43.7. Poi abbiamo l'1.43.88 di Sabia, che questa sera dovrebbe tornare alle gare con la staffetta che concluderà questi campionati italiani di società. C'è molta attesa per il ritorno di Sabia, che abbiamo visto in gara un anno fa al meeting di Giovanni Valdarno, poi è sparito dalla scena per problemi ancora ai suoi tendini martoriali. Avvio veloce di gara, ricordiamo ancora i principali protagonisti di Napoli su tutti, poi abbiamo Viali, Bersotti, c'è Tonino Viali proprio al comando della competizione, di Napoli è in terza posizione, leggermente all'esterno. E di Napoli quest'anno è il capofila, 1.45.84, battendo proprio Viali sabato scorso nel meeting di Formia, primato personale, sesto tempo, e vedete che la gara, contrariamente ai 1.500 di ieri dove di Napoli ha cercato la sorpresa nei confronti di Mei, si sta svolgendo ora con Viali all'attacco, Viali, un passaggio veloce, 51.85, Viali, una sorpresa. Bersotti e di Napoli, questo è il passaggio al primo giro, Viali evidentemente tende a mettere la gara tutta sul ritmo, ha il tempo nelle gambe, ricordiamo anche l'ottimo 800 di Geni di Napoli a Formia. Ancora Viali inquadrato solo al comando, ora c'è Bersotti in seconda posizione, di Napoli in terza, sempre questi tre atleti a condurre le operazioni, di Napoli però rischia di venire risucchiato dal gruppo degli altri atleti, Carrara, Tridello, Bruzzi nell'ordine, ecco ancora Viali, Bersotti pare stia cedendo leggermente, rientra in gioco anche di Napoli, però Viali ci sembra ormai lontano. Grande sprint per il secondo posto, mentre Viali va a conquistare la vittoria, 12 punti del Fiamme Oro, secondo di Napoli, terzo l'atleta delle Fiamme Azzurre D'Urso, quindi è sparito Bersotti nel finale e la Pro Patria perde punti preziosi a vantaggio delle Fiamme Oro e delle Fiamme Azzurre. Rivediamo tra breve il retinio finale, estremamente interessante. Ecco Torino Viali che si volge a controllare la reazione degli avversari. Frattanto Bersotti viene raggiunto e superato da Di Napoli e D'Urso. Di Napoli e D'Urso in lotta per il secondo posto, Viali primo ed ecco lo sprint. Tutto da vedere, sarà roba da photo finish, anche se la nostra impressione era per un lievissimo vantaggio di Geni di Napoli. Sì, il tempo è modesto, ha giocato di sorpresa Viali, recupera 4 punti le Fiamme Oro sulla Pro Patria Milano, di Napoli si è fatto un pochettino sorprendere, probabilmente aveva nelle gambe la fatica dei 1.500 di ieri e la partenza veloce di Viali, non certamente abituato a questo tipo di gara, tutto in testa. E ricordiamo anche che soffia un vento piuttosto fastidioso e anche alquanto forte, un vento di maestrale che soffia in senso contrario sul rettilineo d'arrivo.